Oggi, 23 maggio 2019, ricorre il 27° anniversario della strage di Capaci. Il 23 maggio 1992, Cosa Nostra attua il suo piano stragista, facendo detonare una carica di tritolo posta sotto il viadotto dell'autostrada A29 Trapani-Palermo, nei pressi dello svincolo di Capaci. A perdere la vita saranno lo stesso giudice, Giovanni Falcone, la moglie, Francesca Morvillo, e i tre agenti di scorta, Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo e Vito Schifani. Si tratta dell'agguato più grave e più vile compiuto dalla mafia siciliana nei confronti di un rappresentante dello Stato. Tuttavia, l'immagine di Giovanni Falcone rimane viva e forte nella memoria collettiva italiana e tutt'oggi egli è considerato l'emblema della lotta alla mafia.